Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley a un'altra puntata di Mega Intersport Sottorete, sempre qui dal Mega Intersport del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Siamo arrivati con la 26esima giornata dei campionati nazionali alla fine di tutti i gironi per quanto riguarda la B2 e la B1 e quindi ci sono i verdetti definitivi. Partiamo subito con la B1 femminile, quella che ci interessa da vicino. Per dirvi che non ci sono buone notizie per quanto riguarda il Porcia, perché la vittoria netta contro le cugine dell'Automatudine nel derby che chiudeva la stagione non è bastata a mantenere la serie B1. La contemporanea vittoria del Bassano su Montale Modena per 3-1 ha infatti condannato la società pordenonese a ritornare in B2. Davvero un peccato per questa società, perché davvero le giocatrici, comunque gli auspici all'inizio della stagione erano tutt'altri. Comunque auguriamo di tornare al più presto nella serie maggiore, speriamo di rivedere presto questa gloriosa società, questo movimento, di rivederlo presto in B1. L'Automat chiude così il campionato con una sconfitta fuori casa, niente di grave per le ragazze di Mannucci, che comunque concludono con un buon posizionamento questo campionato, ed è stata anche l'ultima giornata di Mannucci proprio sulla panchina, perché come ci aveva già annunciato nel precedente turno, l'ultima in casa, l'ultima al Benedetti, Mannucci lascerà per motivi familiari e di lavoro la panchina del club udinese. Ancora è tutto aperto per la successione, noi ti stiamo già chiedendo chi ci sarà al suo posto il prossimo anno e naturalmente ve ne renderemo conto appena sapremo qualcosa. E arriviamo infine alla partita che abbiamo seguito nel fine settimana anche in diretta streaming, ovvero Città Fiera Martignacco contro la prima della classe, il Trentino Rosa Delta Informatica. Le ragazze di Jacopo Cuttini salutano con una sconfitta questo campionato, ma una partita davvero vivace e piacevole per il pubblico che era venuto ad applaudire le proprie beniamine. Dicevo, perde Città Fiera Martignacco per 3-1. Una sconfitta che però non fa male, perché come sapete la salvezza matematica era già stata raggiunta la scorsa settimana. Noi naturalmente eravamo là e direi di fare un riassunto di questa annata molto positiva per la società del presidente Bernardino Ceccarelli, cioè di farne un riassunto proprio parlandone con i protagonisti. E allora andiamo con le interviste. Un campionato bellissimo, adesso che lo potete dire con un sorriso, un progresso grandissimo da parte di tutta la squadra. Sì, no, è stato un campionato che mi ha dato delle soddisfazioni personalmente anche immense, una prestazione di squadra strepitosa, nessuno ci avrebbe dato un centesimo all'inizio dell'anno e invece veramente abbiamo fatto cose veramente grandi. Allora, adesso però lasciamo naturalmente la parola a Bernardino Ceccarelli, perché penso che Ale sia d'accordo con me, e lo ascoltiamo assieme. Grazie Ale. Noi avevamo chiesto alle ragazze una prestazione di orgoglio, invece hanno fatto una super prestazione, quindi complimenti ragazze, brave, brave, brave. Ecco, concludo ringraziando ovviamente tutte le persone, tutti i nostri dirigenti che si sono adoperati per sostenere la squadra nelle trasferte e in tutto quello che ne consegue. Quindi grazie allo staff tecnico, grazie a chi fa lo scout lì, al buon Zampis, grazie a Erika, grazie a Daniela che prepara il Camp 3 e grazie a tutti quelli che in qualche modo
hanno fatto sì che questa annata finisse nel migliore dei modi. Abbiamo agganciato la prima, intanto fai vedere la maglietta. Biuno again. Prima che iniziasse questo campionato, sì, tu ti immaginavi una cosa del genere? No, cioè di vincere, cioè nel senso di salvarci, intendi? Sì, però con un bel campionato. Sì, allora io non pensavo così bene, cioè speravo, però non così come è andata questa, come abbiamo finito anche oggi, è stato veramente super. Sì, sì. Bene. Anche oggi sei entrata dal primo momento, sì, però sei stata sempre presente anche quando sei dovuta entrare magari su un momento caldo della partita. In altre partite, sì, dici? Sì, sì, è stata molto dura psicologicamente, sono contenta di com'è andata. Bene. Invece non riuscirà a sfuggirmi adesso la più timida del gruppo, ovvero Melissa Arena. Sai che ti abbiamo dato anche un soprannome oggi? Che sei la specialista, la specialista delle battute. Sei entrata un sacco di volte, hai fatto un sacco di punti, anche oggi un ace. Come è andato quest'anno? È andato abbastanza bene, ho potuto fare tanta esperienza in B1, sono contenta, anche perché ho trovato un gruppo, insomma, con cui mi sono trovata tanto bene. E niente, sono felice. Il prossimo anno ti rivediamo ancora qua? Speriamo di sì, insomma. Allora speriamo di sì, grazie Melissa, complimenti. Grazie. E complimenti anche per la partita di oggi, è stata una bella partita. Sì, sì, ci siamo divertite, poi eravamo tranquille, senza pensieri e insomma ci siamo divertite. Lara Caravello, 100 partite come dice il cardello con la divisa del Martignacco, una stagione incredibile per te, abbiamo commentato di tutto, hai fatto di tutto, hai recuperato palle impossibili, schiacciato, mani fuori su muri invalicabili. Un commento alla fine di questa stagione? Sono molto felice, devo dire brava a tutte le mie compagne di squadre, alla società, agli allenatori, alla dirigenza, sono state tutte molto brave, era un anno difficilissimo, lo sapevamo, anche il fatto che eravamo la stessa squadra dell'anno scorso era un azzardo molto difficile, però ce l'abbiamo fatta e quindi brave di nuovo a noi e bravi a tutti veramente. L'hai detto tu, era la stessa squadra dell'anno scorso, però quanto ha contato la coesione che avete fra di voi anche nel momento in cui vi siete trovate in momenti difficili. Sì, veramente devo dire che un gruppo così penso che difficilmente lo troveremo di nuovo. Ce l'abbiamo fatta anche appunto grazie alla nostra coesione anche nei momenti difficili e questo ci fa di noi una vera e propria grande squadra. Grazie Lara. Al prossimo anno. Al prossimo anno, dai. Jacopo, per la 26esima volta, visto la 26esima giornata, ti intervistiamo. La conclusione è bellissima, per fortuna siete arrivati già salvi alla fine di questa 26esima giornata, ma un campionato, l'ho detto anche a Lara, Caravello, il capitano, un campionato incredibile. Sì, sì, un campionato veramente incredibile. Sapevamo tutte le difficoltà che avremmo incontrato quest'anno, già la scorsa estate, sapevamo che sarebbe stato un campionato complicatissimo. Durante l'anno ci sono stati momenti di rischio di avere un po' di sconforto, perché vedendo un attimo tutte le squadre che stavamo incontrando settimana per settimana, la fisicità che avevano, il livello tecnico che avevano, l'esperienza che avevano, il roster che avevano, le ragazze sono state brave veramente a non demoralizzarsi, a non buttarsi giù anche nelle settimane più difficili, e quindi il merito è sicuramente loro che sono riuscite a crederci anche nei momenti più difficili, prendendo un punto, cercando di prendere punti ogni settimana, che era un po' il life motive di quest'anno, no? Cerchiamo anche con le squadre più forti di non partire battute, ma portiamo a casa quello che riusciamo a portare, un punto qua, un punto là, abbiamo fatto 8 tie break, quindi vuol dire 8 battaglie, vuol dire anche quando eravamo sotto 2-0 magari, quindi è una squadra che non si arrende, l'ha dimostrato l'anno scorso con praticamente lo stesso organico, l'ha dimostrato anche quest'anno, è stata una cosa sì, incredibile e fantastica. Allora io concluderei, perché veramente ringraziandoti, che è stata una lunga lunga diretta, ringraziandoti intanto per essere stato sempre gentilissimo con noi, momenti belli e meno belli, momenti più o meno critici, e poi per farti tantissimi complimenti e infine per farti gli auguri. Grazie, grazie mille, grazie. Concludiamo con il presidente Bernardino Ceccarelli questa diretta lunghissima, siamo rimasti in diretta per tutto il tempo. Insomma, cosa bisogna dire a questa squadra, a queste ragazze? Ma prima di tutto sento il dovere di ringraziare FVG Sport Channel perché ci ha seguiti con affetto
anche oltre che le ripetizioni durante la settimana in streaming, in diretta, quindi grande pallavolo, grande TV, e quindi primo grazie a te e a tutti i tuoi collaboratori, oltre che a Michalic ovviamente, che è un grande amico. Cosa devo dire? Devo dire che sono ragazze che hanno disputato un campionato impensabile, tutte ragazze che vengono dalla D e dalla C, solo una aveva esperienza di B1, e quindi si sono allenate dando l'anima, hanno giocato, abbiamo fatto risultati strepitosi, e quindi veramente grazie brave loro e lo staff tecnico, questo è stato determinante. All'inizio dell'anno, proprio del campionato, avevi detto noi questa B1 ce la dobbiamo tenere stretta, è stato proprio così? Sono 35 anni che facciamo pallavolo, quindi siamo andati in B2 più volte, no? Era la ex C1, no? I tempi, poi siamo andati su e giù, finché dopo il quinto tentativo con Stefano Castagnaro sono riusciti ad andare in B2. Quindi sono stati anni meravigliosi, sempre gruppi fantastici, ragazze a modo, molto brave, impegnate, e questo è quello che noi abbiamo bisogno sinceramente, no? All'inizio dell'anno, come dicevi, sì, non eravamo convinti però di farcela, credimi, non è adesso presunzione, ma eravamo convinti di farcela, perché dopo il primo approccio che abbiamo perso un po' di brutto, poi le ragazze si sono rese conto dell'impegno che c'era, e quindi poi insomma hanno corso più del solito. Allora ti ringrazio ancora, sicuramente la TV FVG Sport Channel ci sarà ancora per tutta questa società, per tutto questo gruppo, e ci rivediamo al prossimo campionato allora. Grazie, anzi ben volentieri, vedremo di riuscire ad andare avanti e cominciare adesso a lavorare per il futuro. Rientriamo dal palazzetto di Martignacco per dirvi che naturalmente si è concluso anche il campionato di B2 femminile. La CDA Talmasson si era già sicura di disputare i playoff, il secondo posto è stato confermato e domenica 18 maggio alle ore 18, è facile da ricordare, domenica 18 alle 18 ci sarà gara 1 dei playoff contro Ancona, un traguardo incredibile per le ragazze allenate da Stefano Castagnaro, siamo sicuri che si faranno onore anche in questo frangente. Se non potrete essere in panchina o sugli spalti, se non potete essere naturalmente non in panchina, sarebbe un po' difficile giocare, ma sugli spalti di Talmassons, non vi preoccupate perché ci sarà FVG Sport Channel a farvi vedere questo grandissimo match in diretta streaming. E ora è proprio tutto per la prima parte, andiamo con la pubblicità. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione, per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relativa a forniture di attrezzature sportive. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero. Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di due unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono.
Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia dell'Edda a Staranzano. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Estate, sport, spettacolo, divertimento, intrattenimento, bellezza, novità, gloria, emozioni. Tutto questo in due parole? Crese Cup. Ritorna a giugno, l'imperdibile appuntamento con la manifestazione sportiva più ricca dell'estate. Due città protagoniste, Trieste e Udine. Un intero mese di grandi giocate fino alle attesissime finali regionali di Trieste. Il torneo di calcio più competitivo e chiacchierato della regione sarà solo uno dei tanti titoli in palio. Basket, volley, football americano e ancora il maxi schermo per seguire tutti insieme i mondiali di calcio Brasile 2014. Lo spazio gastronomico sempre in funzione. Le dirette con FVG Sport Channel per vivere un'esperienza unica sia dentro che fuori dai campi. Cosa aspettate? Crese Cup. Il calcio è solo l'inizio. Ben ritrovati telespettatori di FVG Sport Channel alla seconda parte di Mega Inter Sport sotto rete per parlare ancora di volley all'indomani della conclusione dei campionati nazionali. Prima di iniziare con la B2 maschile, perché vedete delle immagini davvero speciali che abbiamo girato a Prata, vorrei fare i complimenti all'Olimpia Gorizia che in casa nell'ultimo turno contro la Fincantieri ha conquistato la prima serie nazionale, ovvero la B2, vincendo nettamente per 3-0 contro la Fincantieri. Allora, complimenti ai ragazzi di Marchesini e li aspettiamo il prossimo anno nel campionato nazionale. Come promesso, parliamo ora di B2 maschile, un turno finale davvero interessante per quanto riguarda le nostre compagini, soprattutto per la Piera Martellozzo. Piera Martellozzo che ha fatto il suo dovere sconfiggendo il Bellaria per 3-0, ma la contemporanea vittoria del Valsugana contro la Viteria 2000 non gli ha dato la gioia dei playoff alla fine di una stagione che è stata comunque molto positiva. La Viteria 2000, nonostante la sconfitta già sicura della promozione in B1, ha comunque festeggiato alla grande questa promozione con una grandissima festa assieme a tutti i tifosi, la dirigenza e anche tutto il comune proprio di Prata di Pordenone che è stato coinvolto in questa avventura. È stata una cavalcata entusiasmante, non iniziata benissimo, come sapete ci sono stati molti infortuni all'inizio dell'anno che avevano un po' pregiudicato l'andamento del campionato, ma alla fine tutta la società si è unita e ce l'ha fatta a raggiungere l'obiettivo che si era prefissata all'inizio dell'anno. Noi come potevamo mancare a una festa del genere? E infatti siamo andati là e siamo in grado di darvi delle immagini davvero particolari, di farvi sentire le voci dei protagonisti. Allora, via con le interviste.
Siamo con Maurizio Rossetto, l'assessore allo sport del comune di Prata, di Pordenone. Una bellissima festa oggi, la promozione è stata conquistata la scorsa settimana, ma insomma oggi è il caso proprio di festeggiare. Sì, sì, in effetti finalmente dopo un paio d'anni che si è provato e proprio veramente si sono dati che non si pensava poi già a gennaio, febbraio, perché non era andato tanto bene, anche all'inizio si era fatto male anche Maniero, perciò comunque è una vittoria già festeggiata sabato scorso e questa sera la festeggiamo in casa con tutti i nostri cittadini e tutti quelli che ci seguono ogni anno comunque in queste partite. Da quello che ha detto mi sembra proprio che lei sia un tifoso di quelli veri. Questa squadra ha veramente conquistato tutto il paese. Beh, guardi, senz'altro ha conquistato il paese, ha conquistato la gente e per noi come amministratori è una cosa molto importante, perché oltre allo sport, io parlo da naturalmente quello che mi riguarda come sport, ma anche come amministratore, è una cosa molto importante che uno sport così porti tutta questa gente, ma non questa sera, perché c'è da festeggiare comunque tutte le sere, tutti i sabati sera in casa e anche in trasferta c'è qualcuno che si sposta con macchine e pullman nelle varie trasferte, senz'altro. Devo ringraziare soprattutto la squadra, i dirigenti e tutti quanti, ma soprattutto anche i cittadini che si sono proprio fatti coinvolgere in tutta questa manifestazione sportiva. Carla Cescuti, il presidente o la presidente, come si dice? Allora, diciamo che presidente donna è quello che generalmente mi dicono, però più facilmente presidentessa. I giocatori mi chiamano Press. Allora Press, la chiamiamo anche noi Press, sì. Una presidentessa, una Press quest'anno vittoriosa, appena arrivata e già si festeggia. Esatto, grande soddisfazione, anche perché diciamo che io sono entrata nel mondo della pallavolo non da giocatrice o per un'esperienza personale nella pallavolo, ma perché in quanto moglie di un giocatore storico del Prata, Gianni Bertolo, e quindi diciamo che mi ha fatto lui nascere questa passione, e quindi abbiamo continuato, mi è stato proposto in quanto lui anche dirigente e ho accettato molto volentieri questa sfida che già il primo anno mi ha dato grande soddisfazione. Essere la presidentessa di un club maschile è strano oppure comunque ti hanno accolta subito bene? Allora, sì, fa strano in effetti, però diciamo che avendo frequentato sempre questo ambiente da tifosa mi sono appassionata e quindi tipo alle partite c'ero sempre, quando grazie anche a questa struttura c'era da dare una mano o seguire, noi moglie o compagne siamo sempre in prima linea e quindi diciamo che non è sembrato strano, perché i giocatori li conosco da una vita, anche se poi di anno in anno comunque cambiano, e c'è il bello secondo me anche di questa società è proprio la familiarità che si è creata tra tutti quelli che ci lavorano dentro. Programmi per il prossimo anno, ci sono già previsioni, anche se questa squadra sembrerebbe ben attrezzata anche per una B1. Allora, intanto ci stiamo godendo il momento, perché da come era partita obiettivamente non faceva sperare così bene, quindi c'è ancora tanto entusiasmo e si fa un po' fatica a pensare già di riorganizzare e organizzarsi per una B1. E tra di noi comunque abbiamo detto che ci godiamo il momento e fra circa 15 giorni prenderemo in esame eventuali rinforzi, eventuali cambi e tutto quello che si potrà fare per questa nuova avventura. Allora grazie e ancora complimenti per il campionato fantastico di quest'anno. Grazie a voi e arrivederci a tutti. Siamo con Davide Piccinini e Maurizio Meneghel, la coppia inseparabile che ha aiutato a costruire questo Prata vincente. Sì, 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 siamo felicissimi di quello che abbiamo fatto, considerando come era partito l'andata del campionato, eravamo abbastanza tesi e causa il numero elevato di infortuni. E dopo ci siamo ripresi, sono stati bravi i ragazzi, il coach e tutti quanti, insomma.
il piccolo Luca. Piccini, ti sei ripreso dai festeggiamenti della scorsa settimana? Mi sono ripreso, devo solo dire a Maurizio che gli voglio bene come un fratello. Ci conosciamo da 3-5 anni e siamo inseparabili veramente. Andremo avanti, non so fino a quando, però non ci separeremo mai. Per la Pallavolo Prata, mai. Una cosa volevo dire. Siamo orgogliosi di far parte della dirigenza di questa squadra, che si è creato un gruppo, lo definirei unico. Sì, unico, una famiglia dove siamo integrati benissimo, la tifoseria che è invidiata da tutti quanti. E poi volevamo anche ringraziare delle persone che sono ci hanno aiutato anche economicamente. Poi abbiamo i due custodi, Barriviera Alberto e Gianni le famiglie che ci sopportano, perché l'impegno nostro è tanto. Due volte a settimana siamo in palestra con i ragazzi, le partite le seguiamo tutte, quindi anche la famiglia va ringraziata. Assolutamente. Sì. Non dimenticare le ragazze del bar, le volontarie che sono sempre presenti, la Afra, la Moira, la Silva, l'Irene. E grazie a tutti veramente. È stato un anno. Il nostro custode Gianni Bride. È stato un anno fantastico. Forza Gianni! Vai Gianni! Gianni se lo ricordano tutti, credo, tutti quelli che hanno frequentato le prese della regione. Per le interviste impossibili abbiamo fatto anche questa. Numero 540. Marco Zingaro, che dire, abbiamo già fatto la doccia con lo spumante, avete già festeggiato la scorsa settimana, cosa dire di quest'anno fantastico, nonostante tutte le difficoltà? Guarda, siamo talmente felici che non abbiamo più parole, perché è stato un anno strano, però concluso in questa maniera qua, cioè con 12 partite vinte e questa prestazione finale commovente veramente dei ragazzi. Meglio di così, o meglio, scusate, si poteva vincere anche l'ultima, era ancora meglio. Però sono stati bravi e dall'altra parte se la sono guadagnata. C'è stato bisogno del contributo di tutti per portare a termine questa annata. Un ringraziamento va anche a chi ha giocato magari anche poche partite in questa squadra. Certo. Mi dispiace che sembrano parole vuote, retoriche, però è fondamentale l'apporto di tutti, e 12, e noi siamo stati ben più di 12, 14, quindi siamo arrivati a tesserare 18 giocatori per portare a termine dei risultati del genere. Ma è così, perché puoi vincere 7, 8 partite di fila, ma quando ne vinci così tante vuol dire che c'è un lavoro sotto, parlo dei ragazzi, che è veramente... cioè è encomiabile, sono stati insostituibili tutti, anche chi ha giocato poco. Mi dispiace perché sembrano parole vuote, ma è così e ci credo. Questo è stato l'anno del tuo addio al campo, al pallavolo giocata, ma ti vedremo ancora in panchina, giusto? Sì, beh, in panchina spero di iniziare adesso una carriera, perché quello che ho fatto in questi 2 anni è stata una cosa un po' strana. Non era una cosa che non mi piaceva più tanto, giocare soprattutto, invece allenare è una cosa che mi piace tanto e spero di imparare e di migliorare con gli anni. Allora grazie, ancora complimenti. Posso fare una sviolinata a questa società? Allora, spesso si parla di progetti, di programmi, no? Ma spesso quelle sono è fuffa, ok? Questa società, io dico solo 2 cose che ha fatto in questi anni. Ha riempito questo palazzetto, perché non esiste in Serie B, ma neanche B1, un palazzetto del genere, con così tanta gente. E ha fatto in 3 anni, così non sembra che parlo di me, in 3 anni, anche compreso l'anno precedente al mio, ha fatto 191 punti, che sono un'infinità. 191 punti. Queste sono cose concrete, il resto... è fuffa. Corrozzato e Reganazza, altri 2 protagonisti di questa promozione incredibile del Prata. Valentino, l'abbiamo conosciuto a Sottorete, vi abbiamo portato fortuna.
di lusso anche, è andata veramente di lusso, ragazzi. Una promozione a certo momento disperata anche. Luca, questa sera sei stato protagonista in campo, c'è stato proprio bisogno di tutti per... Che bei giocatori! Oggi va così, oggi va così, oggi va così, ma è bello, ci piace, ci piace. E c'è stato insomma bisogno di tutti per conquistare questa meta. Oggi abbiamo dimostrato che insomma tutti quanti facciamo parte di questo gruppo e abbiamo dato una mano al sestetto titolare per vincere questo campionato. Abbiamo fatto vedere che anche noi diamo del filo da torcere a tutte le squadre. Quindi li abbiamo allenati anche bene, i nostri compagni. E allora ancora complimenti e grazie. Grazie mille. Ciao. 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 Walter De Bortoli, vicepresidente provinciale FIPAV, Pordenone naturalmente, per vedere quest'ultima partita in casa del Prata. Tifoso abituale? Sì, a maggior parte sì, quest'anno sono stato un po' latitante perché seguendo una squadra femminile ho avuto poco tempo di seguirla, comunque non ho voluto mancare all'ultimo appuntamento festante di questa partita. È importante avere una squadra, soprattutto per il maschile, una squadra ad alto livello. Sì, abbiamo avuto questa promozione bellissima, nonostante che il campionato sia iniziato un po' male per gli infortuni, non per il gioco, però alla fine ce l'hanno fatta, bravi i ragazzi, brava il coach e brava la società. Con questa giornata si è conclusa la regular season dei campionati nazionali di pallavolo. È stata una giornata lunghissima per noi che come al solito l'abbiamo seguita sui campi, prima a Martignacco e poi qui a Prata. Abbiamo vissuto assieme a giocatori, dirigenza e società i festeggiamenti per vari motivi, ma sono sempre gradevoli da seguire. Speriamo di avervi dato tutte le emozioni che anche noi abbiamo vissuto nelle palestre. Vi ricordiamo però che si è conclusa la regular season, ma ci sono ancora i playoff e la CDA Talmassons è chiamata a una nuova grande sfida, giocarsi la promozione in B1 contro squadre del centro Italia. E quindi rimanete sempre sintonizzati su FVG Sport Channel per rimanere aggiornati anche su questa grande avventura.